Radio Radicale, siamo con Marco Snato di Fratelli Italia per parlare con lui della polemica che ha riguardato il divieto di licenziamento quando era in gioco di discutere sulla proroga o meno. Allora, abbiamo visto che Draghi è intervenuto bloccando in qualche modo l'iniziativa del ministro del Lavoro Orlando. Allora, volevo sapere lei. Sei rimasto sorpreso rispetto alle aspettative che voi avevate sulla riforma del divieto di proroga di licenziamento. All'inizio del governo era abbastanza chiaro che ci sarebbe stata una proroga selettiva. Adesso, con questa, dopo, diciamo, questa lite tra Draghi e Orlando, che cosa è successo? Innanzitutto questa qui è l'ennesima prova che in questa maggioranza è troppo composita e fa fatica a tenere insieme tutti i pezzi e quindi manda anche un po' in confusione il governo. Lo dico perché oltre a quanto appunto si citava e che affrontiamo dei divieti di licenziamento, c'è stato anche tutto un dibattito per esempio sulla tassa di successione tra il PD e il governo e altri dibattiti di altri partiti, magari da altri punti di vista col governo. Quindi è chiaro che questo è il primo grande problema. Noi sul blocco dei licenziamenti non crediamo che ci sia una soluzione unica, non crediamo che il blocco dei licenziamenti sia giusto o sbagliato a prescindere. Credo che innanzitutto bisogna, ed è banale dirlo, ma è meglio sottolinearlo, creare le situazioni che possano portare a una non necessità di avere un blocco di licenziamenti, quindi a una ripartenza della produzione, a una ripartenza dei consumi, a una ripartenza delle esportazioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi si è detto fiducioso della ripresa già tra poche settimane, quindi crediamo che su questo bisogna insomma, avere dei dati più certi e delle previsioni più certe per capire se da una parte fare il blocco di licenziamenti per alcuni settori che magari faranno più fatica a ripartire e per altri no, e comunque tenere in piedi tutta una serie di situazioni anche di carattere sussidiario che in questo momento non ci sono. Penso per esempio a alcuni tipi di cassa integrazione che ancora non possono essere ricomprese, così come i contratti di solidarietà che non valgono per tutte le realtà lavorative e altre situazioni di questo genere. Contratti di espansione che appunto non sempre sono applicabili. Allora, lei ritiene che se ci fosse stata la cristallizzazione del divieto dei licenziamenti sarebbe stato più difficile riprogrammare la ripartenza, considerato che molti lavoratori sarebbero rimasti bloccati con la cassa integrazione? No, a me il termine cristallizzazione un po' spaventa in termini assoluti. Detto questo, io non credo che sia il problema sia se si cristallizza o meno il blocco dei licenziamenti. Il problema è se c'è una necessità del blocco dei licenziamenti che mi spavento, perché vuol dire che questa ripresa annunciata non c'è e allora è qui, o meglio, se c'è un blocco di licenziamenti generalizzato. Allora qui bisogna capire bene se è vero quello che dice il Presidente del Consiglio o è vero quello che dice il Ministro del Lavoro. E terzi un non dato, direbbe Aristotele. Quindi siamo sicuri che insomma, in qualche modo bisogna essere più pronti a dare risposte che servono al mercato del lavoro, al mercato della produzione, al mercato in generale. Ecco, anche lo status del reddito di cittadinanza, lei ritiene che sia anche un handicap per la ripresa dell'occupazione, per riprendere la dinamica dell'offerta dei posti di lavoro alla vigilia dell'arrivo del recovery plan? Guardi, la grandissima messe di risorse del reddito di cittadinanza di questi 2 anni, secondo me, è veramente una delle più grosse occasioni sprecate per la nostra nazione. È chiaro che se noi avessimo investito queste risorse o parte di queste risorse per l'ulteriore riduzione del cuneo fiscale, così per le politiche di incentivazione alle assunzioni, così per incentivi a riportare la produzione in Italia, probabilmente a quest'ora il blocco dei licenziamenti sarebbe una necessità meno impellente. Se lo sarebbe aspettato che i rapporti tra il PD e Draghi sarebbero peggiorati in questi termini, in questo periodo? Guarda, il PD è un partito che fisiologicamente ha una necessità di stare al governo non per fini sempre nobili, ma perché ha una collateralità economica e sociale con vari soggetti che necessita il fatto che loro al governo debbano, tra virgolette, accontentare questi mondi. Quando non gli riesce, danno i segnali di nervosismo che stiamo vedendo in queste ore. Visto che lei insomma, è insomma, di Milano, anche se non è nato a Milano, le volevo chiedere che cosa sta succedendo per le elezioni amministrative
se ritiene che ci sia anche qualche questione aperta qui alla Camera, al Senato, sul Copasir, che blocca magari lo sviluppo del dialogo, e soprattutto a Milano che cosa bisogna fare. Sì, io non sono nato a Milano, vivo a Milano da 30 anni, ho fatto il consigliere comunale per 10 anni, quindi è chiaro che ho molto a cuore le sorti della mia città, ma anche dell'ente comune di per sé. E io credo che a Milano stia succedendo quello che in parte era abbastanza prevedibile, cioè le grandi trasformazioni all'interno del centrodestra, gli equilibri che si sono modificati necessariamente portano a una difficoltà anche ad individuare dei candidati che siano facilmente appunto individuabile, per usare una ripetizione. Quindi io credo che anche quello che diceva lei di alcune dialettiche un po' troppo spinte all'interno del centrodestra anche nei lavori parlamentari non ha facilitato questo lavoro. Io credo che già oggi ci sia un incontro del responsabile del centrodestra nazionale su queste partite, credo si risolvano al più presto, e credo che Milano possa anche riservare delle sorprese al centrodestra. Da quando aver sentito Albertini dire che avrebbe voluto con sé Sala in una futura giunta se si fosse candidato, che cosa ha pensato? Che oggi è più difficile scegliere un candidato moderato per il centrodestra? No, guardi, ho pensato che fosse una sottile ironia di Albertini, perché Sala potrebbe stare nel centrodestra, nel centrosinistra, nel centro, fuori da tutti gli schemi. L'importante è che ci sia lui. Io l'ho conosciuto come direttore generale del Comune di Milano, ho imparato a conoscerlo ulteriormente come direttore generale e come amministratore delegato della società dell'Expo nominato dalla Moratti. Poi è diventato un ultra di sinistra, l'abbiamo visto addirittura con alcuni leader sudamericani col pugno chiuso, adesso lo vedremo più probabilmente più ambientalista, quindi voi, le mille facce di Sala non mi stupiscono. Credo fosse un'ironia quella di Albertini. La ringrazio, grazie a Marco Snato di Fratelli Italia.